Amici sportivi, buonasera da Riccardo Giacomelli. Domenica 3 aprile, pomeriggio, la nostra Under 19 incontra nella semifinale di ritorno per i play-off la Rufina, la polisportiva Remo Masi. Le squadre si presentano in campo e la partita sta per iniziare. Viene disinfettato il pallone, l'arbitro prende posto sul suo gabbiotto. Ultimi preparativi. Controllo delle formazioni da parte del secondo uomo. Segna punto e pronto. Allenatori schierati. Si può incominciare. Al servizio la Sestese. Serve un buon muro, tocco del muro, 1-0 per la squadra di casa. C'è Toppu a servire per la Rufina. Eccezione di Chieri, Parrini. Facchielli manda di là un free ball. Zaccaria. Da posto 2, manda in diagonale in posto 1 nostro, 2-0 Rufina. Ancora scendere in campo, 3-0, polisportiva Remo Masi. Errori da parte nostra che costano questo iniziale svantaggio. Serve mentire subito la rotta. Signori, ma dobbiamo ancora regalare il pallone. Costruito non benissimo dagli avversari. C'è Zaccaria che in diagonale comunque riesce a riaddirizzare la situazione. 5-0, polisportiva Remo Masi. L'avvicendamento tra Kelly e Calamai. Troppo. Questa volta sbaglia, mettendo in rete e dandoci gratis il primo punto. Vediamo di partire da qui e di iniziare la nostra partita. Parrini. Buono il nostro muro, ma ancora bravi gli avversari. Bravo. Calamai, Parrini per Facchielli, mani del muro, ma c'è ancora
gioco da parte della squadra avversaria che mette palla di là. E con tutta la precisione e la calma del caso mettono a terra una palla su cui Calamai respinge lungo, il pallone fuori. Attenzione, buono il servizio, no alla ricezione, Antinori, dobbiamo regalare sto pallone, che però è fuori. Brutto, brutto l'avvio della Sestese. Questo dà ancora maggior fiducia ai nostri avversari, che stanno giocando veramente bene. Sull'unico rovesciamento di fronte si sono fatti trovare molto pronti nella difesa. Antinori, ancora una ricezione sbagliata a lunga. Siamo sotto 8-1. Primo time out chiamato da Casulli, che deve dire alla squadra di scendere in campo, perché ancora siamo rimasti negli spogliatoi. Partita d'andata, lo ricordo, è finita 3-2. Quindi vinta solo agli ultimissimi punti del quinto set, ed è per questo che siamo costretti a vincerla questa partita, per non arrivare su un eventuale 3-2 degli avversari e quindi disputare un golden set, o peggio perderla con un punteggio un po' più ampio, e questo vorrebbe dire il passaggio alle finali e quindi l'accesso alla finale e quindi l'accesso ai regionali per i nostri avversari. Magrini, c'è il muro di Zaccaria Guerrini, 9-1, passivo pesantissimo per Sesto. Siamo un po' troppo prevedibili in questo momento. Antinori, ricezione buona, regaliamo palla, costruiscono bene. Non siamo pronti sulla smorzata del muro a gestire questo pallone, e la Rufina continua la sua marcia. Belli, Padrini, regaliamo un altro pallone, non c'è verso di costruire un'azione. Muro, questa volta il nostro muro c'è. Un tentativo, dobbiamo togliere certezze ai finalizzatori della squadra avversaria e coprire. Stiamo un po' dormendo e ci dobbiamo svegliare. Facchielli, buono servizio su cui Pesce non riesce nell'intervento. 10-3, due punti di fila per noi, da 10-1. Ancora Facchielli, ma il pallone si stampa in rete, 11-3. Tifo delle grandi occasioni, spatti piuttosto gremiti per il periodo. C'è mezza Rufina a vedere e a sostenere la squadra di casa. Pesce, ruota pallone, Kelly, bravo, aspetta fino all'ultimo, mette giù. Posto 5, il quarto punto per Sesto. Forza ragazzi, dai, forza. Servizio corto, Giacomelli, pallonetto, ma ci siamo. Antinori in bagger. Magrini, ma è fuori. 11-5. Piano piano ci rifacciamo sotto, speriamo che il parziale di 10-1 non condizioni l'esito del set, anche se di sicuro influisce. Peccato, il muro c'era, Magrini e Antinori, però non era benissimo schierato, la diagonale prende le mani e il pallone rimbalzava fuori. 12-5.
Micheli, Marrini, all'indietro per Magrini che la piazza, ma giocano, si scontrano e il pallone che viene alzato è doppia. Sesto punto per noi, da meno 9 a meno 6, dai ragazzi. Magrini, buono il servizio, si sposta il libero che toglie dalle mani di Zaccaria la ricezione, però sbuccia il pallone. Sette sesto, 12 per Sportiva Remo Maschi. Magrini, buono ancora il servizio, buono ancora sul libero, però costruiscono. Attenzione al pallonetto, il pallone all'ultimo momento va di là. Peccato, un punto che poteva essere gestito meglio in una fase di rimonta quale era quella che stavamo facendo. Zaccaria, Kelly, buono, Marrini, ancora per Kelly, riescono a difendere, questa volta Fattielli c'è, Marrini, ancora per Kelly, mani sul muro, il pallone cade subito a terra, ottavo punto per noi, 13-8, dai. Non un granché, da lontano Zaccaria non può fare di meglio che tentare un tiro, forse un po' troppo forte, e quindi il pallone va direttamente fuori. 13-9, meno 4, da meno 9. Peccato, pallone preso male, 14° punto. Parrini, pallone alto, Macchielli, la mette sul libero, che però dà bene per la finalizzazione di Pesce, ancora Kelly, Antinori, Macchielli, tira giù, il nastro aiuta i nostri avversari, costruiscono ancora l'azione, ma il palleggiatore nel tentativo di servire all'indietro commette un'infrazione di palla doppia, 14-10, sesto a meno 4. L'alzata è giusta e c'è anche il muro su Zaccaria, stiamo togliendo certezze ai nostri avversari che finalizzano su Pesce e Zaccaria. 14-11, meno 3, continua la rincorsa di sesta, doppia trattenuta di Toppu dopo un intervento del libero non bellissimo. Sesto di nuovo in partita, meno 2. Ci hanno fatto spaventare con un parziale di 10-1, adesso ricezione in quella maniera, ci regalano palla, dobbiamo costruire, sarebbe fondamentale adesso mettere giù un pallone, e c'è! Pallonetto, il muro tocca ma rimane in campo avversario, 14-13, forza! Time out chiesto dal coach del Polisportivo Remo Masi, che vede sfumare un vantaggio cospicuo. Adesso la squadra di casa è più uno. Più determinati ragazzi di sesto, rientrano in campo, indicazioni chiare anche da parte del coach della Rufina. Servizio di sesto, 13-14, lunga la ricezione del libero su cui converrebbe giocare di più, 14 pari.
eravamo sotto di 9 punti, abbiamo raggiunto già a metà set i nostri avversari e ora è il momento di, sportivamente parlando, infierire. Ancora una ricezione molto buona. Buona la nostra difesa. Magrini. Quarto tocco, pare che il pallone non sia stato toccato dai nostri avversari. 15-14 Ruffin. Dai ragazzi, non molliamo di nuovo. Continuiamo la serie. Numero 2 è Toppu al servizio. Facchielli, Barrini, per Facchielli, pallone in rete, di nuovo meno 2. Dai, è un peccato dopo aver fatto questa bellissima rimonta lasciare scappare di nuovo i nostri avversari. Bene, Parini. Il pallone però è regalato, di là vanno in due i ragazzi della Rufina, Zaccaria, però c'è il muro. ...16-15... funziona il nostro muro schierato in tempo. Buona anche questa float, il pallone è un po' lungo e l'alzatore mette di là. ...17-15... Magrini in bagger, bella passata per Magrini, punto nostro. Bravo Cosimo. Il muro riesce solo a toccare, ma la difesa non riesce a costruire niente. 17 Rufina, 16 sesto. Dai ragazzi, è il momento ora. Occhielli, bello il servizio, buona anche la ricezione. Di nuovo pesce, pallonetto, Antinori, piano con calma a Parrini, Kelly, mani del muro ma riescono smorzando a ricostruire l'azione. Zaccaria, ritoccano il pallone, 17 pari, sul muro ancora che funziona. Time out, anzi no, sostituzione nelle file della Rufina, cambio di palleggiatore, entra Innocenti, che è un 2007. Bella la palla, Innocenti. Entrato in campo a freddo, alza un po' troppo lungo su Zaccaria, che nella rimessa tocca la sticella, quindi viene dato pallone fuori. Per la prima volta nel set passiamo avanti noi, 18-17. Ah, peccato. Sul servizio di Facchielli il pallone tocca il nastro e va fuori. 18 pari. Fase finale del primo set a Cardio Palma. Pesce. Pallone fuori, senta la battuta di forza, voleva forse ruotarla un po' di più, ma ci regala gratis un punto che vale oro, 19-18. Bello il servizio. All'incrocio delle linee in posto 5, Giacomelli mette il 20° punto per sesto. Forza ragazzi, è vista fuori quella palla, nessuno ci è andato. Il pallone però è atterrato ben dentro. Ancora lì, sul libero. Innocenti. E nuovo punto per noi, 21-18. Proprio quando serve, andiamo avanti di 3 punti. Ancora avvicendamenti, esce Cantoni. Entra il numero 7.
time out a seguire per la Rufina. Bene Sesto, che riesce a, oltre a colmare lo svantaggio, anche a un colpo di coda a prendersi 3 punti di vantaggio proprio nella fase finale del primo set. Vediamo di portarlo in fondo e di gestire quantomeno il vantaggio. Dai, 21-18. Squadre di nuovo in campo, nonostante il richiamo del secondo arbitro, si aspetta un po' troppo. Forza ragazzi! Lunga, Antinori non si fa fregare, Bove 22-18, più 4 Sesto, dai ragazzi, dai! Ci siamo, Antinori in bagger, Magrini, diagonale fuori, peccato, fuori di pochissimo, 22-19 Sesto, dai, importante ricevere bene e costruire una buona azione e finalizzarla, dai. Kelly, Parrini, di nuovo per Kelly, mette giù! Molto, no? Molto veloce nel movimento, breve. 23-19, bravi ragazzi. Magrini al servizio, è importante tenerla dentro, poi ce la giochiamo. Se la mettiamo sul piano del gioco abbiamo più possibilità. Peccato, fuori. Vediamo un po' di fiato ai nostri avversari. 23-20. Sveglia ragazzi, dai, sveglia, forza, eh! Va a servizio Zaccaria, che è uno tra i più temibili della squadra avversaria per quanto riguarda questo fondamentale. Battuta al salto per lui. Però sbaglia, probabilmente anche per l'impegno in Serie C di ieri, sia lui che suo che di Pesce. Abbiamo 4 set point in questo primo set. Buono servizio di Kelly, ci serve un buon muro, mani del muro, c'è il tocco. 21° punto per la Rufina. Va il numero 7 della squadra di casa al servizio. Kelly, Parrini, dobbiamo regalare il pallone, però serve una buona difesa, attenzione, buona, costruiamo adesso, no, è un po' lunga la palla, però si gioca ancora, attenzione, serve il muro, e il primo set è nostro, gli avversari toccano la rete nella concitazione dell'azione, e rigiriamo un set che praticamente era perso dal 10-1, abbiamo recuperato punto punto, gli abbiamo agganciato la squadra avversaria e poi l'abbiamo battuta in questa prima frazione per 4 punti, 25-21. C'è il cambio di campo e dopo che sarà avvenuto, tra circa 2 minuti e mezzo, ci sarà l'inizio di questo secondo set. Attenzione ora al ritorno degli avversari. Ecco, chattate voi nella... Ok, perfetto. Sì, si stava sotto di 9 punti sul 10-1. 10-1, 10-1.
Sì, ma ora. Ora però è. D'ora in poi. Esatto, meno 8 non si può ripartire di nuovo. Meno 9, 10 a 1. 10 a 1. Stavamo 10 a 1. Squadre di nuovo in campo per questo secondo set, primo set appannaggio dei nostri ragazzi. Controllo della formazione. Anche sesto viene controllata. Corretto, e il secondo dall'ok all'arbitro alzando le mani. Si può incominciare. A servizio la Polisportiva Remo Masi. Buona la nostra ricezione, Marchielli. Rischio dell'arbitro e un'infrazione da parte dei nostri avversari, toccano la rete. 1-0 sesto. Allenatore redarguisce Guerrini per questo punto a gratis. Guerrini, Cantoni, dietro. Ancora al muro, Pacchielli e Giacomelli. Questa volta partiamo bene noi. Marrini, esce. Un po' lunga, Giacomelli non infierisce, ci pensa Magrini che trova le mani del muro, pallone fuori, 3-0 sesto. Sesto scesa in campo, non certo come il primo set, che lo ricordo
visto andare avanti la squadra di casa per 10-1. Ancora Parrini su pesce, si controlla, Antinori riesce anche a alzare bene, ancora un'infrazione da parte dei ragazzi di casa, 4-0. Non era semplice, ma era bella però questa ricezione lunghissima in bagher. Gestiscono pesce, però c'è Calamai, Parrini, Macchielli, mani del muro e un altro punto, 5-0. Andando sott'acqua la squadra di casa, bravi i nostri ragazzi che ora non sbagliano più. Senza strafare ma mettendo di precisione. Pesce, ricezione un po' lunga, sta palla deve essere solo rimessa. Parrini, bagher, ancora bello per Facchielli. In qualche modo riescono a gestire ma a regalare i palloni a noi. Grini, Parrini, Giacomelli, mani del muro, 6-0, dai. Primo time out chiamato dalla polisportiva Remo Masi. C'è un po' di scoramento da parte della squadra di casa, musi lunghi, il linguaggio del corpo dei giocatori dice tutto. È il momento adesso di spingere sull'acceleratore e di infierire se vogliamo portarci a casa il match che serve per la qualificazione ai regionali, oltre che l'accesso in finale con la vincente del doppio scontro tra lo Scandicci e Prato. Buona ricezione, riescono con un primo tempo molto basso a passare proprio sotto il muro, 6-1 sesto. Adesso i nostri avversari sotto pressione non batteranno molto veloci, bisogna stare attenti. Infatti Plottone, Parrini costretto a un extra lavoro, dobbiamo regalare il pallone, lungo, Zaccaria, a fianco era il muro, puntuale, non si passa di lì, 7-1. Un po' troppo sotto questa palla, 7-2 per noi, dai. Battuta al salto, ricezione al centro ma lunga e poi una volta che ha superato la rete è andata fuori, 7-3. L'Sportiva Remo Masi che si sta rifacendo sotto. Conteniamo, dai. Macchielli, ancora lunga, Parrini, pallone va di là, costruiscono i nostri avversari, serve un buon muro, pallonetto, ma ci siamo, Parrini, Giacomelli. Buono, riescono a gestire i nostri avversari, Zaccaria c'è ancora al muro. All'indietro ancora Zaccaria, bravi i nostri difensori estremi. Macchielli, lungo, che rimette sul palleggiatore, prova il pallonetto Cantoni ma sbuccia il pallone e resta nel proprio campo, 8-3 sesto, dai ragazzi. Giacomelli al servizio. Palla corta, troppo.
presa anche esterna, 8-4 sesta. Primo tempo, Fantinori, bravi, bella combinazione al centro, 9-4 sesta. Magrini al servizio, cerchiamo sempre di star dentro, vediamo. Buono il servizio, Cantoni. Extra lavoro per il palleggiatore che non può che doppiare su questo pallone. Viene fischiato l'infrazione, 10-4. Ancora Magrini, bellissimo il servizio, il pallone è lungo, non viene schiacciato giù e questo permette la ricostruzione dell'azione, ma ci siamo anche noi, Parrini, Bagher, Kelly, ancora Parrini, manda lontano, c'è Pesce però... E la fretta fa sì che il numero 4, provando la conclusione, tiri fuori una mina anche di un buon metro e mezzo. 11-4 sesta. Questa volta il pallone è un po' troppo basso sul servizio di Magrini, che ha fatto due ottimi servizi precedentemente. 11-5 sesta. Zaccaria rimette il pallone in gioco per la Rufina. Partita a salto, ma oggi per Zaccaria è una giornata difficile. 12-5. Infatti esce per prendere fiato. Tra il numero 7 che non ha la scritta sulla maglia, io tutti non li conosco. Kelly. E ancora al muro, non si passa, azione veloce ma prevedibile, 13-5 sesto, forza. Kelly, bello il servizio, e Cantoni non riesce, prima si sposta da una parte, poi il pallone lo vede lungo, va a inseguirlo, ma lo può solo sbucciare. 14-5, time out. Necessario tenere sulla corda gli avversari. Abbiamo un vantaggio adesso di 9 punti, che assomiglia a quello che avevano i nostri avversari nel primo set, però noi siamo riusciti a rimontarli, per cui non bisogna distrarsi per evitare sorprese come hanno avuto i nostri avversari nella prima frazione. Forza ragazzi, determinati, dai! Secondo time out viene segnalato dal secondo arbitro, quindi la Rufina in questa frazione non ha più time out da chiamare. Kelly, bello il servizio, Pesce, lungo primo tempo, c'è il muro, peccato, reazione su una palla che poteva essere gestita meglio, 14-6, poco male, abbiamo vantaggio ma attenzione a sprecarlo. Bene, benissimo Calamai, Parrini, primo tempo, Antinori, il pallone torna giù ma è gestito dai nostri avversari. E su una ricezione un pochino lunga, Toppu mette giù il pallone con le mani, settimo punto per Rufina che si riporta da meno 9 a meno 7, attenzione. Regalato ancora,
fuori. Tiriso, si continua a giocare. Esce mani del muro fuori. 14-8, stanno risalendo i nostri avversari. È fondamentale bloccare questa azione anche per togliere loro fiducia, che se no poi ritornano a giocare. E ora è il momento invece di, col gioco, di riuscire a, a contrastarli. Errore nella formazione di Sesto, peccato. Ingenuità che costano carissime a noi. Era una battuta sbagliata, era un punto nostro, invece il punto va agli avversari. Questo errore crea due punti. Bisogna svegliarsi, era fuori posizione. Necessario fare chiarezza. Sta spiegando il secondo arbitro la disposizione corretta. Napparrini. Ok. Non commettiamo questa ingenuità, sono di nuovo a meno 5, da meno 9, hanno dimezzato lo svantaggio. Possiamo ancora gestire, ma dobbiamo ribattere colpo sul colpo, attenzione. Padrini, riusciamo a controllare ancora un pallone che era destinato nel fondo del campo. Ancora punto per la Rufina, bravi ragazzi a crederci. È il momento di chiamare un time out, che infatti c'è. Fagiulli lo chiama. A meno 9, a meno 4, adesso i nostri avversari hanno riconquistato fiducia. Peccato per quell'errore di formazione, che avremmo potuto interrompere la serie positiva già con l'errore al servizio che era stato commesso dai nostri avversari. Ci troviamo ancora avanti di 4 punti, ma adesso si fa un po' più dura. Attenzione. Servizio Rufina. Passalto, Calamai, Marini, manda di là, lungo c'è, riconquista il pallone, l'azione, palla un po' trattenuta. Punto per il Sesto che finalmente interrompe la serie negativa. Dai, da più 9 a più 5. Chiama alla massima attenzione l'allenatore della Rufina. Il pallone un po' lungo, il palleggiatore frega la copertura al centro che manca completamente. Undicesimo punto. Probabile che adesso cerchino di più queste soluzioni, questi pallonettini, visto che sulle schiacciate il muro bene o male funziona. Fuori questo pallo, mannaggia. Pacchielli mette dentro un ottimo pallone in diagonale. Da posto 4 e posto 5, 16-11 Sesto, dai, ricominciamo il cammino. Parrini, flottone per lui. Un po' indietro, non è doppia questa palla. Pesce riesce a entrare nelle mani del muro. 12° punto Rufina. Palleggiatore batte corto, molto a filo rete ed ha successo.
Tredicesimo punto Rufina, ora sesto è più 3, da più 9. Questa volta la palla è fuori. Più 4 sesto, 17-13, dai. Pacchielli al servizio. Buona la ricezione. Palleggio all'indietro. Muro di Pacchielli, ma mani fuori. 17-14. Parrini, Bagher, serve andare di là, Kelly, riescono a ricostruire, pallone ancora buono ma giocabile da parte della Rufina che ci regala un pallone, giochiamolo bene adesso. Parrini, Giacomelli, ancora riescono a controllare, Parrini, Giacomelli al centro, pallone un po' alto ma riesce Giacomelli con la punta delle dita a metterla dentro e a metter fuori causa. Con un pallone piazzato il muro avversario. 18-14 sesto, fase finale di questo secondo set, necessario tenere dentro tutti i palloni. Esce ancora Cantoni, stavolta la palla rimbalza tra le mani del nostro muro e il nastro della rete, ma decide poi di rimanere nella parte nostra del campo. Non c'è intervento, 18-15 per sesto. Kelly, Parrini, Kelly, muro c'è, smorzano, Cantoni, Bagher, però è un po' indietro e infatti il numero 7 prova una schiacciata improbabile arcuandosi molto all'indietro e spedendo il pallone di conseguenza fuori. 19-15, Magrini al servizio. Forza. Era un momento in cui non dovevamo sbagliare e l'abbiamo fatto. Regaliamo e la squadra di casa è sempre lì a meno 3. Ci vuole maggiore attenzione in questi momenti topici dell'incontro perché definiscono poi l'andamento finale. Era fuori questa palla, ma la prendiamo lo stesso. Magrini ancora in rete. Adesso siamo a meno 2. Dobbiamo il pallone metterlo dentro, non tirar forte e sbagliarlo. Perché così perdiamo due punti, perché non lo facciamo noi, lo facciamo fare agli avversari che non devono durare fatica alcuna a farlo. Bello il servizio su cui prova Calamai a intervenire in tuffo laterale, ma il pallone in questi casi, come spesso accade, schizza via. Sesto ora ha soltanto un punto da gestire. Extra lavoro per Parrini. Magrini però regala il pallone, adesso costruiscono i nostri avversari. Ancora un pallonetto intelligentissimo, Toppu trova il pareggio. Set in fotocopia al primo, solo adesso i protagonisti sono poi i ragazzi della squadra di casa che hanno recuperato 9 punti come avevamo fatto noi nel primo set. Antinori, pallone ancora giocabile però per noi. Kelly che si fa murare. Remo Masi che passa avanti, 20-19, Casulli chiama time out. Peccato, abbiamo dilapidato un vantaggio enorme come è successo ai nostri avversari nella prima frazione, abbiamo fatto uguale noi. Adesso sono avanti i ragazzi della Rufina per un punto. Sugli ali dell'entusiasmo è stato fondamentale quell'errore di formazione che poteva
ancora tenerli lì, invece su quello loro hanno spinto sull'acceleratore e hanno trovato una distrazione psicologica nostra che ha fatto sì che con alcune conclusioni forzate, alcuni servizi sbagliati, alla fine siamo riusciti a colmare il gap. Qua Chielli, Parrini, Chielli. Questa volta il lungolinea funziona, 20 pari, dai. Serve un servizio prima di tutto dentro e poi dobbiamo giocare il pallone. C'è niente da fare. Se lo giochiamo lo sappiamo giocare e abbiamo buone possibilità. Se sbagliamo è già finita lì. Buono. Primo tempo. Non c'è muro al centro. 21-20. Serve Murat. E ora serve anche una bella ricezione. Chielli, buono. Parrini. Facchielli. Longo c'è. Attenzione, buono. Ancora arcuando si riescono a mandare di là il pallone. Facchielli, mani fuori. Pareggio, 21 pari. Bene i nostri ragazzi. Tendamento, esce Calamai libero per il centrale Giacomelli. Antinori al servizio. Lotto per lui. Finalizzazione non troppo forte. Mani del muro. Punto per Remo Masi. 22-21. Sembrava una palla persa, con una ricezione non perfetta, poi con l'istinto e con la velocità Facchielli mette giù sulle mani del muro e troviamo il pari, 22 pari. Parrini, pesce, mai, ancora Parrini, Facchielli, muro smorza, lungo, pesce, mani del muro, il muro c'è. 23, sesto, 22, Remo Masi. Ripassiamo avanti noi, punto che vale oro. Non avendo più time out, chiamano la formazione per tirare un po' il fiato e per togliere la continuità alla squadra ospite. 6. Stabilito quale sia la formazione in questo super time out, che time out non era. Parrini, buono il servizio, attenzione, pesce, ancora muro, poi avevi Giacomelli ma va leggermente fuori, 23 pari, peccato. Per questione di centimetri non andavamo a set point. Dai, importante adesso. Antinori, Parrini. Dobbiamo regalare un pallone che valeva oro, però lo buttano fuori. Meno male, c'è Guerrini che prova a cercare le mani del muro. Il muro era da un'altra parte.
attenzione, serve un buon muro, mani del muro, 24 pari, dobbiamo soffrire, se no non ci divertiamo. Chielli, bella, Vini, Chielli, c'è lungo, attenzione. Stavolta Cantoni non sbaglia e manda set point la Rupina. 25-24. Va Pesce al servizio. La ricezione, Facchielli, dobbiamo ancora regalare un pallone che se costruito bene può rappresentare un problema. Bello il muro di Magrini, ancora costruiscono i nostri avversari, non tocca il soffitto il pallone, Antinori, Magrini manda di là, attenzione, bene Chielli, Parrini, super Magrini, mani del muro, ma ancora giocano i nostri avversari. Bene, Giacomelli, Parrini, Chielli, ancora giocano i nostri avversari, rally lunghissimo e pallone fuori, pallone fuori, numero 7 cerca di concludere, però manda fuori il pallone, 25 pari. Bella la fase di gioco, molto combattuta. Giacomelli al servizio, 25 pari, Longo, Wagner, attenzione, c'è il muro, dovrebbe, bisognava mandarla giù però, ancora Antinori al centro, che mura Pesce, che pensava di non avere opposizione, invece andiamo adesso noi a set point, 26-25, di nuovo formazione, per prendere fiato. Non avendo più time out, conclusi quando eravamo in vantaggio di ben 9 punti. Potrebbe però questa frazione qui, questa interruzione rivolgersi anche contro di loro, perché fiato lo ripigliamo anche noi. Giacomelli, lungo, ricezione non buona, Pesce dal centro, Facchielli, riusciamo a giocarla, giochiamola bene, Magrini, c'è infrazione da parte della Rupina, per fortuna perché il muro era schierato, però è anche invaso, ha toccato la rete, 27-25, sesto 2-0, dai. Secondo set da raccontare alle generazioni che verranno, eravamo avanti di 9 punti, ci siamo fatti rimontare, come noi abbiamo fatto del resto nella prima frazione, ricordo, 10-1 per i nostri avversari e poi abbiamo vinto di 4 punti, 25-21. Questo set invece, nonostante il vantaggio di 9 punti e il vantaggio 21-20 anche dei nostri avversari, che poi sono andati pure a set point, l'abbiamo portato noi a casa noi con 27-25 alla fine, però soffrendo tantissimo. Abbiamo delle pause che dobbiamo gestire e dobbiamo tenere corta la partita, mi sa, perché sono stanchi i nostri avversari, ma lo siamo anche noi. Vediamo tra un paio di minuti nel terzo set cosa riusciamo a combinare. Intanto 2-0 per sesto. Sì,
lì tutto a posto, intanto sento la telecronaca. Qui è tutto a posto, qui è tutto a posto, siamo in diretta, eh. Alla fine vi intervisto, occhio. Voglio sapere se vi è piaciuto o no. Sì, sì. La diretta purtroppo non la facciamo per motivi di connessione, però in registrazione poi la metto su, su YouTube. Sì. Su, su YouTube, sui canali YouTube, Pallavolo se stesso 1945. Bisogna iscriversi e spuntare la campanellina, mi raccomando. Come? È stata mandata oggi, solo che la diretta non c'è verso farla perché c'ho poca banda. Se no verrebbe tutta a scatti, è inutile, è meglio, meglio farla per bene e registrarla. Il Golden 7, devono vincere 4-7, sì. Ma 4 solo se, ovviamente, se li fanno tutti e 4 in fila. Opportunità ce ne sono, però sono stanchi tutte e due, è bene chiuderla subito. Squadra in campo, inizio terzo set. Controllo delle formazioni. Secondo arbitro dia il pallone a sesto, il suo turno di battuta, che alzi le mani per dare l'ok al primo arbitro, poi si potrà iniziare. Ecco qua, si comincia, terzo set, 2-7-0 per sesto. Yo!
il servizio di Antinori. Pesce prova la conclusione di forza, fuori 1-0 sesto. In campo il palleggiatore giovanissimo, Innocenti, per la polisportiva Remo Masi. Buono ancora il servizio di Antinori a filorete. Serve un buon muro, riusciamo a gestirla. No! Peccato, andava mandata anche in palleggio. Regaliamo un punto 1-1. Pesce al servizio. Tu fa il salto altissimo per lui. Pallone fuori. Cerca la soluzione di Potenza. Stando così il punteggio loro dovrebbero vincere tutti e tre i set in fila più il quarto Golden set. Palla cortissima di Parrini, riescono i nostri avversari a non farsi sorprendere. Magrini, niente, non giochiamo benissimo il pallone. Due pari. Errori un po' banali da ambo le parti. C'è Guerrini al servizio per la polisportiva Remo Masi. Tot, Tinori, Magrini, Magrini, mani del muro, pallone nel campo però avversario, 3-2 per sesto. Tutto al salto per Pacchielli, bel servizio, pallone un filo lungo e palla trattenuta. Innocenti tende a tenere un po' tanto la palla quando la palleggia, l'arbitro è molto fiscale e gli fischia una palla trattenuta. Deve stare attento a toccarla meglio. Pacchielli mette in rete, 4-3. I tre punti della Remo Masi sono su nostre ingenuità o errori. Se eliminiamo queste piccole asperità siamo avanti. Pacchielli, buona ricezione, Patrini, Pacchielli, buona la finalizzazione che mette in difficoltà il libero, lungo, il primo libero della squadra avversaria, non riesce a far ricostruire la propria squadra un'azione, 5-3 sesto. Buona ricezione, Innocenti. Spara Cantoni cercando le mani del muro, il pallone è fuori. 6-3 sesto. Pazienza e precisione a tenere dentro il pallone, bene così, lungo, Innocenti. Il pallone trova un po' di mani, rimbalza da tutte le parti. 6-4. Speriamo non sia voluto di grave. Dolorino alla schiena per Giacomelli, che ha giocato anche ieri sera. Pacchielli, Magrini, Magrini. Non ha visto il tocco della squadra avversaria, quindi dal quarto tocco a sesto. 6-5 sesto. E Cantoni al servizio. Pacchielli, Parrini, Pacchielli, bello in lungo linea, zampata vincente 7-5, dai. Movimento corto che inganna il muro avversario, Pacchielli su lungolinea è imprendibile. Grini, peccato, pallone lungo.
7-6 sesto, regali numerosi da parte dei nostri ragazzi agli avversari che sono continuamente tenuti in partita. Abbiamo la possibilità di far meglio. Dopo, Bacchielli, Parrini, Bacchielli, ancora su lungo linea, riescono in qualche modo a gestire, però ci regalano un pallone, Calamai, Parrini, primo tempo, ancora per Antinori che non chiude, Calamai, pallone di là, meno male non tirano in Bove, però tirano adesso la conclusione con Pescio in diagonale, 7-5. Trovano il pareggio i ragazzi di casa. Bacchielli, pallone molto flottante. Magrini si dorme sulla respinta del muro, era molto lenta, si poteva intervenire. 8-7, passa avanti la Polisportiva Remo Masi. Bacchielli, Parrini, Bacchielli, lungo linea, ma stavolta ci sono, Antinori, Parrini, di nuovo Bacchielli, lungo linea, stavolta c'è. 8-5 zampata vincente, bravo Bacchielli, 8-5. Buono servizio Pesce, Innocenti, ancora Pesce che elude il muro di Antinori Parrini, 9-8 per la squadra di casa. Innocenti, Calamai, questa volta Parrini. Sulla respinta un po' lunga della difesa nostra riesce a contenere il contrattacco, 9-5. Antinori, Innocenti, indietro, di nuovo, cerca Pesce le mani del muro che non ci sono, 10-9 per sesto. Invita alla calma l'allenatore della Remo Masi. Attaccato, Parrini non trova un pallone ricevuto, no chiedo scusa, Bacchielli non trova un pallone ricevuto da Antinori, molto basso. 10-5 e Pesce al servizio. Ace in zona di conflitto tra Bacchielli e Calamai, bisogna svegliarsi. Antinori, bravo Bacchielli, però riescono in qualche modo a gestire. Antinori, Parrini, primo tempo, Giacomelli, 11-5. Formazione per Polisportiva Remo Masi che si vuole tenere i time out. Si può ripartire, 11-5, servizio sesto. Innocenti. Mani del muro di sesto, 12° punto.
Martinori. Pellegrini. Pallone regalato, Innocenti. Spara via Cantoni, 12 pari, meno male. Arriva sempre un po' prima del pallone. La prende sotto e la manda fuori. Bello il servizio Battielli, c'è il muro, Giacomelli, Parrini all'indietro. Grini. Pallone visto dentro, ah no, viene toccato dalla difesa, non ci sono eccessive proteste. 12 pari. Pubblico non è d'accordo. Arbitro vicinissimo, ha visto tutto. 13-12. Franchielli, bello il pallone a scendere. Innocenti, serve costruire bene l'azione. Però regaliamo palla. Peccato. Innocenti. Nella penalizzazione trovano il nastro che mette fuori causa la nostra difesa. 13 pari, va il numero 7 della squadra di casa al servizio. Errore, la palla non va di lato, Calnastro e rimane nel campo della squadra di casa. 14-13 per sesto. A servizio Giacomelli. Lungo, Innocenti. C'è il muro ma è girato all'esterno, infatti mandiamo il pallone fuori, 14 pari. Dobbiamo girarci sempre verso il centro del campo, abbassare le mani convenientemente per tenere il pallone basso. Palla cortissima, Calamai preso un po' in contropiede, ma anche i nostri avversari non sono da meno. Attenzione, bravo Facchielli. Kelly, lungo, linea, attenzione. Non va bene così, dobbiamo sti palloni vaganti tirarli giù. Non si possono toccare così, altrimenti regaliamo punti. ...15-14 Remo Masi. Ancora pallone corto, Facchielli, Padrini. Doppia. Senta un allungo molto, molto violento, zampata e vista doppia. 16-14, due ingenuità che ci costano care. Adesso la polisportiva Remo Masi che avanti. Attenzione, Calamai, Pallini, Bagher, Kelly, pallone in rete. Serve un time out qui perché altrimenti, eccolo infatti chiamato da Casulli. Piccolo blackout, 17-14 per noi, eravamo avanti. E tre ingenuità hanno fatto sì che la squadra avversaria passasse avanti. Vabbè. Fase di amnesia da parte della squadra di sesto. Regali all'inizio, poi abbiamo iniziato a giocare, poi adesso amnesia. Abbiamo queste fasi altalenanti che poi condizionano i set che anche se vinti ci costano un sacco di fatica, quando invece potremmo durarne molta meno se avessimo un pochino più di continuità. Serve quello, ci serve continuità e non regalare tanti palloni, un po' più attenti nella fase di ricezione. Quando riusciamo a ricevere bene, riusciamo a far bene. Facchielli, Padrini, Kelly. In questa maniera se costruiamo, infatti portiamo a casa punti, punti su punti. 17-15 per la squadra di casa. Magrini al servizio. Bella tesa.
Pallone che va in rete, non riescono a gestirla, presa troppo avanti con la punta delle dita, il pallone va avanti e non va su. Sempre più uno Remo Masi. Ancora bella, filo rete. Il muro, ancora giocano i nostri avversari, Pesce. Il muro, ma è fuori, sono sempre girati verso l'esterno. 18-16 Remo Masi, peccato. Kelly, Pallini, Magrini, si spara via. 19-16. Peccato. Peccato buttare via così un set, perché sarebbe quello che ci vorrebbe, però poi subentra la stanchezza, poi si possono aprire altre possibilità alla squadra di casa, che sarebbe costretta a vincere parecchi set di più. Bravo Kelly, questa volta in diagonale, il muro si schiera sul lungolinea, ma lui gira la palla sulla parte esterna della mano destra e mette giù il 17° punto. Dai, diamo continuità. Kelly al servizio, butta fuori e vanifica il punto fatto appena prima, 20-17. Innocenti, fuori. Bene, ci tengono lì i nostri avversari, l'esperienza del giovanissimo e bravo palleggiatore della Polisportiva Remo Masi. I nostri avversari con Pesce trovano la rete, la diagonale, il muro non è schierato benissimo. 21-18, determinati i nostri avversari, serve un'ottima ricezione, tutto al salto, buona, bella, Calamai, Padini per Facchielli, che spara fuori, troppi errori, 22-18. Secondo time out chiamato da Casulli. Fase finale di questo terzo set, 22-18 per la squadra di casa. Dobbiamo giocare bene se vogliamo portare a casa il match. Antinori, bella smorzata, Parrini, manda di là Facchielli. Serve un buon muro, il muro c'è. Riescono in qualche modo a mandarla dalla nostra parte. Facchielli, ma regaliamo sti palloni e poi dopo ci castigano. E infatti così accade, 23-18, se non chiudiamo queste azioni poi lo fanno gli avversari. Abbiamo la possibilità perché all'inizio costruiamo bene, riusciamo anche a costruire bene, ma regaliamo troppi palloni e facciamo anche diversi errori. Ancora Pesce, Antinori, buona ricezione, Parrini, Facchielli, ancora fuori. 6 set point per la Polisportiva Remo Masi, che inizia a crederci. Ancora buono Antinori per Parrini, primo tempo, non c'è nessuno al centro,
mani del muro fuori e giustamente per 25-18 la squadra di casa porta a casa il terzo set, 2-1 sesto, peccato, occasioni perse, errori a profusione e abbiamo staccato un po' la spina, c'è stata anche una fase in cui proprio non abbiamo giocato il pallone e adesso la squadra di casa comincia a credere di poter fare qualcosa. Ricordiamo che la gara di andata l'abbiamo vinta noi 3-2, per cui ci sarebbe un golden set nel caso vincesse la partita regolare, la Polisportiva Remo Masi per 3-2. Il golden set, il successivo set, sarebbe quello che decide chi va a giocarsi la finale e l'accesso ai campionati regionali per l'Under 19. Sarebbe importante chiuderla quanto prima. Non ci siamo riusciti in questo terzo set, avendone anche diverse opportunità, siamo stati anche in vantaggio, però abbiamo mollato alla fine sparando via palloni e regalando palle che potevano essere meglio gestite. Ci sentiamo tra un paio di minuti per l'inizio del quarto set. Squadra di nuovo in campo in questo quarto set. Servizio per la squadra di casa. Yeah.
Magrini, sul regalo del pallone con doppia. Errore nel fondamentale. Fiscale l'arbitro, ma ci stava. 1-0 per la squadra di casa. Dai, partiamo bene. Facchielli, ricezione non perfetta, Parlini, ancora Facchielli, ancora regalo di palla. Pesce, tocco del muro, 2-0. Secondo set che inizia come era finito il quarto set che inizia come era finito il terzo. C'è una scossa la squadra, se la vogliamo chiudere, altrimenti sono guai. Eccezione in palleggio, pari ai suoi piedi, 3-0. Si è spenta la luce, riaccendiamola subito, dobbiamo trovare l'interruttore. Antinori, Pallini. Stavolta Facchielli, però riescono a giocare. Sul bove di Facchielli c'è una ricezione, ma c'è anche il pallone che tocca al soffitto. Primo punto per noi. Parini al servizio. Pesce, un po' bassa per Innocenti, però la rende a Pesce, c'è il muro lungo. Innocenti in bagger benissimo verso Pesce, c'è ancora il muro! Forza, si ricomincia a giocare, dai! 3-2 per Remo Masi, ancora Parini al servizio. Cantoni, Innocenti, mette di là il pallone molto intelligentemente, bravo Innocenti. Quattro a due Remo Masi, attenzione a farsi cogliere impreparato. Parini, Giacomelli, lungo non può, su un muro assente riuscire a prendere la botta. 4-3 Remo Masi. Facchielli al servizio, serve metterla dentro, dai. Bella palla, lungo. Innocenti. Pallone preso un anno prima del tempo necessario. Va direttamente sul muro verticale della palestra. 4 pari. Innocenti, bene. Il nostro muro c'è, ma il pallone va fuori. Chiama la diagonale. La schiacciata in diagonale al numero 7. Allenatore della Remo Masi che non è soddisfatto. 5-4. Un problema sulla formazione. Errore nella formazione. 6-4. Antinori, Carini, Giacomelli, ecco giù, c'è il lungo che difende. Ora dobbiamo costruire Carini, Giacomelli, ma giù sul lungo. 6-5. Cantoni, c'è il muro, lungo,
Innocenti, fuori il pallone, troviamo il pari 6 pari, forza ancora. Buono il pallone, lungo, Innocenti, c'è ancora Giacomelli, Parrini, Cheli, mani del muro, infrazione da parte di Guerrini, ancora 7-6 avanti la Sestese. Giacomelli lungo, Innocenti, Cantone, botta fuori, anche questa presa un po' troppo in anticipo. Salto non è altissimo e il pallone va fuori. 8-6 sesto. Andiamo di scavare un solco se ci riusciamo. Buono il pallone lungo, Innocenti. Pallonetto spinto di Cantoni che trova le mani del muro che invece di ribattere al centro ribattono sul lungolinea e il pallone va fuori. 8-7 sesto e servizio per la Polisportiva Revomasi. Kelly, Parrini, ancora Kelly, pallone un po' basso ma veloce l'esecuzione, corto il movimento e portiamo a casa il nono punto. Magrini. Buono il servizio sul corpo di lungo, devono regalarci il pallone, giochiamolo bene, Calamai, Parrini, Antinori, primo tempo, non murato, 9-7, dai, 10-7, chiedo scusa. Ancora al servizio, pesce lungo sulla rete, 11-7, sesto più 4. Time out chiamato dalla squadra di casa, serve registrare due cosine. Campo 11-7 sesto, 2-7-1 per sesto, sempre Magrini al servizio. Palla sul lungo, Innocenti, bene, rimandiamo di là il pallone con Magrini. Attenzione, primo tempo, non murato, Calamai non la può, ottavo punto per la squadra di casa. Fa il servizio il numero 7. Kelly smorza bene, Parrini, Kelly, mani del muro ma c'è lungo. Ancora Innocenti, bravi ragazzi nostri, andare di là, c'è una palla un po' all'indietro, bisogna rimetterla, non si può tentare la schiacciata, 11-9, più attenzione su queste palle morte, vaganti, dobbiamo metterle di là, se non possiamo far di meglio dobbiamo, fuori sto pallone, fuori, 12-9 sesto. Maggiore attenzione sulle palle banali, ci incartiamo che è una meraviglia.
Micheli al servizio. Dobbiamo controllare Parrini, dai. Macchielli, bel diagonale, riescono distinto a rimandare di là, attenzione, Parrini, finta l'alzata al centro su Antinori, poi manda in posto, tra posto 1 e posto 2, un pallone teso, ottima visione di gioco, 13-9 sesto. Bello, bello servizio, Pesce, Innocenti, ci siamo dietro al muro, bene, Parrini ancora per Facchielli, sulle mani del muro e il pallone rimbalza dentro, 14-9 sesto. Il servizio, Pesce, Innocenti, manda di là un pallone praticamente portato a casa, veramente doppio, però vabbè, l'arbitro è Clemente, 15-9 sulla conclusione splendida di Facchielli, su cui non c'è difesa, applausi per il giovane alzatore, giovanissimo alzatore, palleggiatore della squadra di casa, riceve gli applausi del pubblico, veramente bravo, promette molto molto bene per il prossimo futuro. Pallonetto è ben visto, adesso ci siamo, stato pallone un filino lungo, Facchielli si protende in avanti, riesce a non commettere infrazione, ma il pallone è fuori. Sesto più 5, attenzione adesso a reggere, a mantenere il vantaggio, a non farsi riprendere, dai. Oramai un po' lungo, Bove al centro di Toppu, serve smorzarli questi palloni, sono solo guai, 15-11 per noi. Smorzare la palla e tenerla alta per fare intervenire il palleggiatore, dai. Ace ci lascia andare il pallone, ma è dentro, bisogna intervenire, 15-12, stiamo di nuovo dilapidando il nostro vantaggio che era piuttosto cospicuo e costruito con tanta fatica, 15-12 per noi, questa volta pallone fuori, non prende abbastanza giro sopra, quindi il pallone non scende, 16-12 per noi, dai. Antinori. Buona flotta, esce un po' indietro, dai 3 metri, mette di là, Kelly in bagger, bello il pallone, ma riescono a giocarla, Magrini, Antinori, Facchielli, Magrini, Parrini, che cerca di mandare di là, ma il muro c'è, questa volta la soluzione improvvisa non trova impreparato il muro avversario che respinge il pallone, 16-13 per sesto, forza una buona ricezione ora, dai. Antinori, Parrini, Facchielli, bello il pallone, preso bene, tempo giusto, molto forte, tentano la difesa ma c'è il soffitto che blocca il pallone, 17-13 sesto. Forza ora, stringere i denti. Parrini, Lottone, Pesce, ancora Pesce, c'è il muro. Giocano ancora i nostri avversari all'indietro, ancora c'è il nostro muro impenetrabile, 18esimo punto, 18-13 e time out chiesto dalla squadra di casa. Buon momento per noi.
veloce la composizione del muro prima da una parte e poi dall'altra. Era un punto molto molto importante, ha scavato un solco di 5 punti che ci serve per gestire questa fase finale di quarto set. Si rientra in campo per la fase finale di questa frazione. Conta molto la determinazione e la precisione nell'azione. Parrini al servizio. Pesce, ancora muro. Attenzione, ancora pesce. Amanda la tocca appena cercando di fregare il muro. Hai visto un'infrazione, peccato. 14esimo punto allora per Rufina, il 4-6, secondo era lì vicinissimo, avrà sicuramente visto bene, ma il numero 4 tentando di batter corto manda il pallone in rete, 19-14, Pacchielli al servizio, bello il servizio, Cantoni un po' indietro, numero 7, che tira a lungolinea il 15esimo punto per la squadra di casa. Bravo, si è inarcato bene e ha preso il pallone mandandolo proprio in posto 1. Bravo. Attenzione. Antinori, bella. Parrini, Giacomelli mette giù. 20esimo punto, ok. L'allenatore della Rufina richiama all'attenzione tutta la squadra, è un po' l'ultimo treno per loro, lungo. Trova l'incrocio delle righe, perfettamente l'incrocio delle righe. Anche un po' bravo di sicuro per averla messa lì, un po' fortunato, con un niente poteva uscire, è rimasta dentro, 20-16 sesto, fondamentale tenere, eh? Kelly, Barrini, Kelly, giù, si molla pesce che fa ricostruire l'azione, serve tenere sto pallone, ma non c'è nessuno, si va di là, ancora, attenzione, benissimo, giocano i nostri avversari, bravo Cantoni che si inarca e trova la linea, 20-17, viene chiamato time out da Casulli, ci credono ancora i ragazzi della Rufina, fanno bene perché giocando riescono a fare delle ottime cose, che ogni tanto fanno degli errori un po' grossolani, però sono abbastanza distribuiti nell'arco della partita. Noi invece andiamo a fase in cui giochiamo abbastanza bene, fase in cui purtroppo attacchiamo la spina e spingiamo la luce. Intanto in questo quarto set siamo avanti noi 20-17, il servizio è per la Rufina, vediamo di tenere botta, palla in campo, prendiamo fiato e godiamoci questo finale di quarto set. E sesto va. Grandi ragazzi di sesto. 21-17.
Magrini. Riescono i nostri ragazzi a gestire il pallone, un pallone lungo un po' buttato via. Adesso numero 16 manda di là Parlini, Kelly, mani fuori, 22esimo punto, sesto. Servizio sul lungo, anche la ricezione, oh, la pallone va di là in maniera molto acrobatica, bravi ragazzi, ma c'è il muro, combattono con la rete, 23esimo punto sesto, buona questa fase, questa strappata finale, non ci sono più time out da chiamare per Rufina, si continua, ecco la formazione che arriva puntuale avendo finito i time out. La squadra di casa serve un po' di respiro, ma non servirà a togliere concentrazione ai nostri ragazzi che si aiutano tra di loro. La formazione andava benissimo, avanti così, 6 punti di vantaggio e 2 punti al match, forza Magrini. Fuori. Ventitré-18. Facchielli, Parrini, Kelly, lungo, pesce. No! Intervento di Magrini che mette fuori causa Facchielli dietro. 19esimo punto, demo Masi. Vediamo se riusciamo a farci del male anche in questa fase finale di quarto set. Abbiamo ancora 4 punti di vantaggio. Serve un'ottima ricezione. Calamai, Facchielli, dobbiamo andarla di là. Attenzione, serve un muro. Pallonetto spinto sulle mani del muro. 20esimo punto, Remo Masi. Dai, ci siamo fermati al 99esimo cancello, dai, forza. Fa come la barzelletta dei matti. Che al 99esimo cancello, dovendone saltare 100, tornano indietro perché sono stanchi. Dai. Naturalmente detto con affetto a tutti. Forza ragazzi, dai, dai, dai. Forza, ce la facciamo, dai. Oramai, Parrini in bagger. Kelly la manda di là. Vediamo, serve un buon muro. Su. Parrini, ora costruiamola l'azione. Antinori, no, dobbiamo regalare ancora un pallone. Bisogna essere più pronti, via. Per fortuna Cantoni spara cercando di pigliare le zanzare del muro di fondo. Abbiamo 4 match point che valgono i campionati regionali e la finale provinciale. Vediamo. Kelly. Buono il servizio. Pesce. Riusciamo a tenerla. Attaccato. Toppu. Muove su una ricezione un po' lunga, 21esimo punto, adesso battono loro, è il momento di chiudere. Forza! Forza, abbiamo ancora 3 match point. La battuta è fuori, vittoria per 3-1. Andiamo alla finale e ai regionali. Bravi ragazzi di casa, buona la partita, ma complessivamente abbiamo giocato meglio noi e ci meritiamo la vittoria. 3-2 all'andata, 3-1 al ritorno. Abbraccio fra gli allenatori.
applauso a tutte le squadre da parte di tutti. Davide, davvero un saluto anche agli arbitri da parte di tutti. Qua dalla Rufina è tutto. Obiettivi raggiunti, i ragazzi hanno giocato complessivamente bene, foto di gruppo. La squadra ha raggiunto l'obiettivo. Sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo di stasera, non era preventivato all'inizio del campionato perché io sono nuovo, la squadra è nuova per me, quindi avevamo più voglia di far bene più che di un risultato. Questa qui sì, ci tenevamo, quindi siamo molto contenti di questo. Bene, quindi accesso ai campionati regionali. Ai campionati regionali sappiamo che ci sono squadre molto più forti di noi, a partire da Prato, però come ho detto ragazzi, questo per noi è un processo di crescita. Queste finali e questo percorso è di crescita. Quindi più che di risultati, io penso a un risultato di crescita. Però stiamo crescendo bene, nonostante qualche fase un pochino buia, uno svantaggio di 9 punti nel secondo set, però recuperato. E noi abbiamo recuperato un 10-1 nel primo set, non ce lo scordiamo. Quindi... Sì, siamo partiti molto contratti, molto tesi, perché forse non siamo abituati a questo tipo di gioco, di partita, e forse il set che abbiamo giocato peggio, però il terzo ci siamo un po' rilassati, come spesso sul 2-0 succede. Va bene, grazie mille, buon proseguimento allora per le fasi finali. Grazie. Bene, bene.